Siamo a Jesi e vi presento un appartamento con ingresso indipendente in zona Piazza Bramante, taverna collegata internamente, che si trova al piano terra rialzato di 105 metri quadrati circa. Come vedete, qui siamo in una zona completamente open space. L'appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2009, è stato rifatto il pavimento, è stato creato un impianto a pavimento, all'interno è stato fatto un cappotto per tutta la superficie muraria esterna, la casa ha tre esposizioni e sono stati rifatti anche completamente gli infissi, che sono tutti in doppio vetro e anta a ribalta. Come vedete, sopra la porta abbiamo un condizionatore, un videocitofono e un impianto d'allarme che ovviamente non potete vedere con le barre alle finestre. Di qui vi porto in un'area di disimpegno retrocucina, che può essere utilizzata come volete, con una finestra, come potete vedere, e attraverso questa stanza arriviamo al bagno completo di box doccia, anche lui finestrato. Di qui si può scendere in taverna, che è collegata direttamente all'interno, ma ci andiamo dopo. Proseguiamo nel disimpegno della zona notte, dove troviamo due camere matrimoniali. La prima alla nostra destra, di 16 metri. Al centro del disimpegno troviamo il bagno, anche lui finestrato con l'altro box doccia, e infine la seconda camera matrimoniale, sempre di un'ampia metratura, la classica dell'epoca, i 16 metri quadrati. Le porte sono in pino massiccio e anche nella zona notte troviamo i condizionatori. Attraverso questa scala interna siamo scesi nella taverna, carinissima, che ha un accesso indipendente attraverso quel portone laggiù che potete vedere, e su questo lato è anche finestrata. Quindi questa stanza è praticamente fuori terra, completamente, e può essere utilizzata anche come spazio indipendente rispetto al piano sopra. Da qui andiamo nell'altro spazio, che invece ha due finestre in alto ed è una stanza seminterrata, che può essere usata come volete, è un pluriuso o eventualmente come terza camera in caso di necessità e di ospiti. E di qui andiamo direttamente al bagno. Il bagno che è completo anche in questo caso di doccia e di servizi, e ci sono queste due finestrine su in alto per l'areazione. Molto carina la parete in mattoni che va a decorare ed arredare lo spazio della taverna. Per tutte le altre informazioni, www.gabettiiesi.it.